È agosto inoltrato nel mare del nord, a largo delle coste della Germania. E nessuno di questi uccelli, provenienti da ogni parte d'Europa, è in grado di volare. Queste sono volpoche adulte. Trascorrono qui ogni anno il periodo della muta, che dura poche settimane, durante le quali esse, prive delle penne remiganti e timoniere, non possono levarsi in volo. Un nuovo arrivo. Ha ancora le penne grazie alle quali ha potuto volare fin qui dalle regioni lontane in cui è stato per riprodursi. La maggior parte di questi uccelli se ne sta tranquilla oppure si confonde con gabbiani, beccacce d'acqua ed altri uccelli migratori che si riposano durante i loro viaggi stagionali. Le volpoche sono venute qui nell'isola di Helgoland dalla Gran Bretagna. Hanno attraversato il mare del nord per unirsi a migliaia di altri individui della stessa specie. Questo è infatti il luogo in cui quasi tutte le volpoche europee trascorrono il periodo della muta. E si può dire forse che qui vi sia la più grande concentrazione di volpoche del mondo. Passano qui le settimane in cui non possono volare, perché qui è più facile individuare i predatori, e anche a causa dell'abbondanza di piccoli vermi e bivalve che esse trovano nel fango e che costituiscono gran parte della loro dieta. Gli esemplari che sono arrivati per primi hanno già delle penne nuove, e quelli diretti in Gran Bretagna presto voleranno di ritorno attraverso il mare del nord. Attraverseranno le acque sgombre dai ghiacci e giungeranno nel sud-est dell'Inghilterra, dove si fermeranno per rifocillarsi presso il primo estuario che troveranno. Poi proseguiranno il loro viaggio verso nord, sostando di volta in volta per nutrirsi e riposare presso vari estuari, che costituiranno le tappe del loro percorso. Ad ognuna di queste tappe alcuni esemplari si fermeranno per riprodursi. Ed infatti il viaggio verso nord è caratterizzato da un progressivo ridursi del numero di individui. La nostra storia, che vede come protagoniste le volpoche, è ambientata lungo la costa orientale della Scozia, presso l'estuario del fiume Itan. Una stretta striscia di fango formata dalle acque del fiume e inondata due volte al giorno dal fertile flusso della marea. Qui dimorano circa 200 volpoche, ma potrebbe trattarsi più o meno di qualsiasi estuario europeo, poiché le volpoche sono i più tipici tra gli uccelli di estuario e si fermano a riprodursi lungo tutte le coste che presentino caratteristiche a loro favorevoli. Verso la fine di dicembre o l'inizio del nuovo anno, le volpoche arrivano a piccoli gruppi. Sebbene due esemplari possano accoppiarsi anche per molte stagioni consecutive, maschio e femmina non migrano insieme per la muta, ma arrivano nelle regioni in cui si riproducono indipendentemente e senza sapere se il compagno o la compagna siano riusciti a superare indenni i due viaggi attraverso il mare. Al loro arrivo presso il fiume Itan, le volpoche formano grandi stormi all'interno dei quali trascorreranno l'inverno, non tanto per una tendenza a vivere nell'ambito di un assetto sociale, quanto per difendersi meglio dagli eventuali predatori. La loro prima preoccupazione è quella di nutrirsi, non solo per recuperare le energie consumate durante la muta e i viaggi attraverso il mare, ma anche per assicurarsi le riserve energetiche essenziali per il periodo della riproduzione. La quiete tuttavia è subito infranta dalle lotte ingaggiate dai maschi per affermare la propria superiorità. Le lotte sporadiche scoppiate tra questi maschi caratterizzeranno tutto il periodo riproduttivo. Ma per capire esattamente cosa succede, di volta in volta è necessario che si possa riconoscere ogni uccello come individuo. Ed è a questo punto che entra in scena il naturalista. Il dottor Ian Patterson studia le volpoche da 10 anni. Le ricerche condotte qui presso il fiume Itan gli hanno permesso di capire quale sia l'organizzazione sociale di questi uccelli e di saperne di più sulla loro innata aggressività.
dottor Patterson ha studiato l'assetto sociale di più di 1000 volpoche, facendo ricorso alle tecniche dell'inanellamento e del contrassegnare gli esemplari con colori diversi. Tecniche assolutamente innocue, che causano solo pochi momenti di disturbo nella vita di questi uccelli, che può durare sino a 7 anni. C'è addirittura un esemplare che ha 19 anni e ancora si aggira per l'estuario dell'Itan. Ora che almeno alcuni di questi uccelli sono riconoscibili, possiamo cominciare a capire i motivi di queste lotte. Misurandosi con gli altri maschi, i maschi dominanti ristabiliscono l'autorità, che sarà vitale in seguito, allorché le coppie dovranno cercare di assicurarsi un posto per nidificare. All'inizio della primavera l'estuario ha un aspetto molto più invitante. I cormorani, che si nutrono di pesce e che possono pescare senza problemi, ora che l'acqua è libera dai ghiacci, lasciano asciugare le loro piume ai tiepidi raggi del sole. L'airone è ancora alla ricerca di pesce per sfamare la sua compagna, che ha già iniziato la cova. Alla fine di aprile e inizio di maggio, i grandi spostamenti di questi uccelli sono terminati e cominciano le esibizioni tipiche della stagione degli amori. Gli ormoni provocano nel maschio uno stato di eccitazione e la protuberanza color rosso vivo sul suo becco si ingrossa. Si scatenano lotte accanite, poiché oltre a mantenere il posto nella gerarchia sociale, che è stato conquistato in precedenza, è necessario assicurarsi e preservare un territorio sulla striscia di fango che garantirà un continuo approvvigionamento. I maschi che si sono conquistati il diritto a riprodursi debbono ora affrontare un periodo faticoso. E guai agli intrusi che ignorano gli eloquenti gesti di sfida. Durante la bassa marea, la spiaggia è affollata da gabbiani affamati che sguazzano nell'acqua bassa in cerca di granchiolini e piccoli vermi. Le volpoche, invece, si procurano il cibo facendo ricorso alla tecnica del setaccio. Il loro becco è provvisto di una specie di filtro situato ai suoi lati, in modo che esse possono ingoiare, insieme con l'acqua e il fango, grandi quantità di esemplari di una lumaca minuscola detta idrobia, per poi espellere l'acqua e il fango dai lati del becco. La femmina si distingue dal maschio, più robusto, dalle chiazze bianche sulla testa, dalla mancanza della protuberanza sul becco e dalla striscia più stretta sul petto. Ma il piacere del pasto non dura a lungo. Una coppia si avvicina troppo e ricominciano i movimenti avanti e indietro del capo in segno di minaccia. Alla fine di maggio i tratti superiori dell'estuario e molti altri luoghi simili in tutta Europa sono occupati da volpoche che affermano i loro diritti territoriali. Le lotte sono terminate e chi si è conquistato il diritto di riprodursi si è insediato stabilmente lungo i tratti di spiaggia raggiunti dal flusso della marea. Per coloro che non sono riusciti a conquistarsi questo diritto, o per coloro che sarebbero stati comunque troppo giovani per poter vincere, la possibilità di misurarsi con gli altri maschi per questa stagione è ormai finita. Questi esemplari formano un ampio gruppo che si aggira lemme lemme lungo l'estuario.
Questi individui non hanno la tendenza a difendere un territorio e la loro unica responsabilità sino al termine della stagione sarà quella di trovare abbastanza cibo per se stessi. Non avendo alcun problema di difendere un territorio, questi maschi esclusi dall'attività riproduttiva sembrano felici di mangiare fianco a fianco o vicino ad un cigno canoro ferito che non è in grado di affrontare il viaggio verso le regioni artiche in cui dovrebbe riprodursi. E sebbene questi esemplari non siano destinati ad accoppiarsi, la loro presenza sull'estuario serve a ricordare ai maschi che hanno conquistato il diritto a riprodursi che tale diritto non è per nulla garantito nella prossima stagione degli amori. Il sole estivo fa giochi di luce sull'acqua dell'estuario e le tiepide giornate dell'inizio di giugno vedono le coppie di volpoche sempre più indaffarate. Dopo aver stabilito il loro dominio su di un territorio sulla spiaggia, da cui trarre sostentamento per le settimane a venire, maschio e femmina si levano in volo e si dirigono all'interno fra le dune di sabbia. Vanno in cerca della tana abbandonata da qualche coniglio, dove la femmina possa riporre le uova e allevare i piccoli. Le pavoncelle sono già tra le dune ed escono all'aperto dai loro semplici nidi. Le volpoche battono la zona che non vedono da quasi un anno, cercando dappertutto qualche segno che le guidi in un luogo adatto per farvi il nido. Finalmente il maschio comincia a scendere. Lo segue svelta e anche se lui la scorta attraverso le dune è a lei soltanto che spetta la scelta del luogo in cui deporre le uova. Perfettamente a suo agio nel suo ambiente paludoso, adesso è così buffa mentre va di qua e di là in cerca di un posto in cui fare il nido. Qualche tana è già occupata, ma alla fine ne trova una degna di un'ispezione più accurata. Ad ogni modo, le coppie di volpoche non rimangono sole a lungo. Anche tra le dune socializzano con i loro simili in modo da formare gruppi consistenti. Sulle distese di sabbia si formano dei fitti storni ed inevitabilmente, quando la tensione sale, si arriva a qualche duro scontro. In questo contesto, la supremazia stabilita durante l'inverno assume una vitale importanza perché la riproduzione abbia successo. Per qualche ragione sinora ignota, solo le coppie dominanti hanno la possibilità di vedere nascere i loro piccoli. Potrebbe essere a causa del disturbo continuo di cui sono fatte oggetto le femmine delle coppie più deboli nei primi stadi della deposizione delle uova o della cova. Sta di fatto che esse di solito abbandonano i loro nidi e non riescono a vedere nascere i loro piccoli. La femmina di una coppia dominante continua a covare nella tana che si è scelta.
Il nido è rivestito di un soffice letto di piume che la femmina si strappa dal petto con il becco durante la cova. Il compito di covare le uova spetta interamente a lei, che dovrà tenere al caldo le sue 8 uova nei prossimi 30 giorni. Intanto il maschio è tornato all'estuario a controllare e difendere strenuamente il territorio conquistato. Anche le anatre del piumino fanno il nido tra le dune. Ogni giorno la femmina lascia per 4 volte le uova incustodite per andare a rifocillarsi nel territorio tenuto libero dagli intrusi dal suo compagno, sulla striscia di fango dell'estuario. Ancora una volta, non è difficile comprendere le ragioni di questa aggressione, dato che la femmina ha solo 1 ora a disposizione per trangugiare una quantità di cibo sufficiente a sostentarla durante la prossima veglia nel nido. Dopo un breve cerimoniale di saluto, la femmina comincia a mangiare voracemente mentre il suo compagno vigila su di lei. Lui sta di guardia in modo che lei possa mangiare indisturbata e al contempo osserva con diffidenza i vicini durante le loro lotte. Quando lei ha mangiato abbastanza, entrambi lasciano l'estuario e si dirigono verso le dune. Il maschio aspetta che la femmina si sia posata sana e salva sul nido, per poi ritornare a difendere il territorio fino al prossimo arrivo di lei. L'interno del nido verso la fine di giugno. La femmina sta per giungere al termine della sua solitaria vita sotterranea. È stato stabilito che essa è in grado di comunicare con i piccoli già prima della loro nascita, ma le circostanze in cui la nascita avviene rimangono tuttora un mistero. Quando i piccoli sono usciti dal guscio, la femmina rimane con loro nel nido per 24 ore, abbandonando il suo ardito compagno costretto a rimanere all'estuario. Ma il maschio non ci mette molto ad interpretare il motivo della sua assenza e si affretta a tornare al nido. Passando davanti ad una femmina in attesa, i cui piccoli sono pronti ad uscire e il cui compagno non è ancora arrivato per scortarla sino alla spiaggia. Nonostante la minaccia rappresentata dai predatori, essa decide di condurveli da sola. Nel frattempo, l'altro maschio ha fatto ritorno al nido e ha trovato la femmina all'ingresso, intenta ad emettere dolci richiami per incoraggiare i piccoli ad uscire all'aperto. La vista dei piccoli coperti di soffice piumino mentre escono dal nido è per lui un'esperienza nuova, assai particolare.
sono partiti per il loro primo viaggio. La prudenza è assolutamente necessaria, dato che ad ogni passo c'è un pericolo: volpi, ermellini, donnole e gabbiani. Le anatre dal piumino hanno già terminato il loro viaggio verso il mare e stanno radunandosi sulla spiaggia. Durante questa avventura nel grande mondo sconosciuto, i piccoli seguono sempre la madre a stretta distanza. Si tratta di un fenomeno detto imprinting, essenziale per la loro salvezza. Se non fossero così condizionati dalla prima impressione ricevuta alla vista della loro mamma, cadrebbero facilmente preda di qualche pericolo incombente. Le giovani anatre del piumino si sono riunite ed una femmina adulta si sta facendo carico da sola di una responsabilità che sembra essere eccessiva per lei. Finalmente in salvo dai predatori dell'entroterra. Un ultimo sforzo e sono arrivate dove c'è abbondanza di cibo. Anche se si sono raggruppate, perché insieme si sentono al sicuro, le giovani anatre dal piumino vengono subito assalite da un corvo predatore. Più in là, sulla spiaggia, le piccole volpoche non si sono recate al territorio presidiato dal maschio. Sono troppo giovani per usare il becco come un filtro, analogamente ai genitori. Perciò sono state portate in un'altra zona, destinata particolarmente a loro, dove possono sguazzare in cerca di minuscoli organismi simili a granchiolini, di solito il corofium, che prendono con il becco dalla superficie del fango. Ad intervalli piuttosto frequenti, le femmine tornano a riva e i piccoli si infilano tra le loro piume. È un'operazione importantissima da eseguirsi durante i primi 3 giorni di vita, perché la quantità di cibo che riescono a mangiare non è sufficiente a dare loro energia e senza il calore che viene dal corpo della madre, la loro temperatura corporea potrebbe abbassarsi a tal punto da farli morire. Non hanno nemmeno fatto ritorno alla spiaggia e il corvo sferra già un assalto diretto. Come se gli assalti dei predatori non fossero sufficienti, accade anche che i piccoli vengano presi di mira da volpoche adulte. Le aree in cui i piccoli vengono allevati spesso si sovrappongono e gli adulti difendono in modo molto aggressivo la zona intorno ai piccoli, dovunque questi vadano. È inevitabile che queste zone si sovrappongano e quando ciò si verifica si scatenano lotte accanite. A causa di tali lotte, spesso i piccoli di covate diverse si mescolano, come i piccoli delle anatre dal piumino, e seguono una femmina che lo permetta. Molti subiranno altri assalti, forse persino ad opera dei loro stessi genitori, e molti moriranno. In luglio, i fortunati sopravvissuti sono cresciuti abbastanza da poter setacciare l'acqua e il fango in cerca di cibo, e anche abbastanza da sopravvivere senza ricevere calore dal corpo della madre. Non c'è mai pace lungo l'estuario. Gli ultimi arrivati dai nidi tra le dune si ritrovano esposti ad ogni genere di assalti ed altri piccoli vengono abbandonati nel turbine delle aggressioni degli adulti.
sopravvissuti delle prime covate sono ormai salvi. Stanno perdendo il soffice piumaggio che avevano da piccoli e crescono rapidamente finché arriverà il giorno in cui saranno in grado di levarsi in volo. Le condizioni veramente estreme causate da predatori e aggressioni in genere hanno decimato questa covata, di cui rimane un solo esemplare. Altri sono più fortunati e si fanno forti stando uniti. Sono cresciuti al punto da sviluppare il piumaggio bianco e grigio tipico degli individui giovani. Ma i maschi adulti stanno ancora di vedetta a difesa del territorio. E persino gli ultimi ad arrivare dai nidi subiscono molestie di ogni genere. Se riusciranno a sopravvivere a questi maltrattamenti, faranno appena in tempo a crescere prima della fine della stagione. Il sole della metà di luglio tramonta sul fiume Itan e c'è aria di attesa. La quiete tanto sperata è arrivata e le volpoche si apprestano a partire. I primi a partire per le regioni lontane dove faranno la muta sono i maschi adulti. Volgono le spalle all'estuario in piccoli gruppi e si dirigono verso sud-est, attraverso il mare aperto. Sull'estuario regna una pace inconsueta. Ma gli individui giovani sono ancora lì. Ormai sono indipendenti e stanno sviluppando le penne rimiganti e timoniere, grazie alle quali potranno volare presto nel cielo. Un giorno torneranno alle foci del fiume Itan, pronti a farsi strada nel mondo complesso e permeato di aggressività degli adulti.